Onorevole Pinapprendi, oggi un corteo ancora dei lavoratori, ex lavoratori Fiat e di tutta la cittadinanza che esprime sicuramente una sofferenza. Perché siamo arrivati alla fine di aprile ancora senza un qualcosa di concreto? Ma io devo dire la verità, nulla di nuovo diciamo sotto il sole, perché le cose che stanno accadendo le avevamo previste quando abbiamo fatto gli ultimi due incontri all'Assemblea regionale, sia con DR Motors e sia con Invitalia. Invitalia ha gravissime responsabilità, non è stata in condizione di garantire un futuro a questo territorio, la reindustrializzazione, malgrado la regione siciliana con grande tempestività ha messo a disposizione 200 milioni di euro per la reindustrializzazione e 150 milioni di euro per sistemare il territorio, per metterlo in sicurezza e per fare le strade e l'interporto. Quindi le responsabilità sono ben individuate. A me dispiace che si generalizzi, ma non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto due ministri che si chiamano Scajola, Romani, che sono stati complici di questo progetto, perché Invitalia viene nominata da questi ministri del governo Berlusconi. Oggi il ministro Passera deve mettere le mani in questo progetto, deve aiutarci a venire fuori da questo problema. Se il DR Motors è solvibile, lo dicano e si assumono la responsabilità, perché come è stato detto dai rappresentanti sindacali il rischio è che il prossimo anno non avremo più la possibilità di avere la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali e che le 2000 persone vengano licenziate. Senatore Lumia, oggi è anche qui presente insieme a tutti gli altri al corteo che ho organizzato dagli ex lavoratori Fiat, perché ad oggi, dopo insomma ormai quasi 5 mesi dall'inizio dell'anno in cui DR avrebbe dovuto prendere il posto di Fiat, diciamo ancora non è successo quasi niente. Mi consente intanto una battuta: sono qui presente non insieme a tutti gli altri, ma come unico parlamentare nazionale e con solo 2 parlamentari regionali. Quindi... Non intendevo i parlamentari. No, era una battuta, dicevo, quindi tutti gli altri non ci sono e questo è un punto di gravità, perché di fronte a queste cose bisogna essere uniti e bisogna essere in tanti, perché in democrazia una persona non cambia niente. Quali sono i 2 problemi veri che noi abbiamo? Uno riguarda i lavoratori in mobilità. Termini Merese non rientra tra quelli messi in discussione, vengono chiamati con un termine che non mi piace, ma così ci capiamo, che sono i cosiddetti esodati. Termini Merese non rientra in questa fascia, quindi la Fornero non si preoccupi delle contestazioni che gli possono venire da quelli che si ritengono fuori. Intanto Termini Merese ha le regole e li rispetti e li applichi. E questa è la sollecitazione, l'impegno che tutti dobbiamo prendere sulla Fornero. Poi c'è un'altra questione che riguarda DR. DR provi, apra gli stabilimenti, produca le macchine e ci sia, come è avvenuto, una regione che garantisca l'investimento. Dopodiché bisogna rischiare, bisogna provarci, perché altre soluzioni sino adesso non ce ne sono state. Certo, se domani arrivasse un'altra soluzione l'accoglieremmo a braccia aperte, ma fino a quando non ce n'è, meglio rischiare che aspettare fermi e passivi alla morte della produzione a Termini Merese. Non appartengo a questa cultura, non mi piace aspettare, mi piace combattere e mi piace anche rischiare, meglio sbagliare che non fare niente. Ma se DR non si è insediato è perché, a quanto dicono i giornali, ha avuto problemi di credito con le banche. Ha avuto quella vigliaccata interferenza delle banche che appena la Fiat ha detto che non vuole più produrre automobili, mi sembra strano che le banche, piuttosto che incoraggiare altri investimenti, invece bloccano e scoraggiano chi vuole venire a produrre automobili a Termini Merese. È una denuncia che faccio e la farò anche in Parlamento. Può esserci una volontà quindi di non far partire questo territorio? Certo, c'è una volontà di bloccare non solo Termini Merese, ma la produzione di automobili in Italia, perché la sfida non è solo Termini Merese. In Italia la Fiat annuncia sempre che vuole andare via e impedisce ad altri di venire a produrre. Sta qui la contraddizione vergognosa che non dobbiamo accettare. Alla manifestazione di oggi hanno partecipato anche le rappresentanti dei commercianti, infatti c'è qui con noi Giuseppe Profita e appunto di Casa Artigiani. Qual è la situazione proprio da un punto di vista, diciamo così, commerciale a Termini? Dicevo questo, la crisi Fiat sicuramente ha anche tirato in ballo anche le attività produttive, perché dovete anche sapere che
Nell'indotto Fiat ci sono tutte quelle imprese che lavorano grazie a Fiat, quindi anche trasportatori, coloro che fanno anche le imprese di pulizia all'interno degli impianti della Fiat e tutto il resto, quindi sicuramente il crollo è stato anche per le imprese che talvolta se ne parla pure poco, sì, gli operai Fiat sono tanti che sono diciamo in mezzo alla strada, ma c'è anche molte imprese che hanno chiuso attività e anche messo in strada anche i loro dipendenti. Certo è una situazione molto molto grave questa. È giusto partecipare, insomma. Sì. Fiat è quello che poi trascina anche di riflesso tutto il comparto artigianale, che in simbiosi si lavora tutti assieme, quindi poi è una causa comune che sposiamo, quindi sicuramente per noi siamo presenti e vicini a queste persone.